Botta e risposta durissimo a Di Martedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris sulla 7. Protagonisti di un acceso diverbio Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia e Alessandro Di Battista, ex grillino. Al centro del dibattito la manovra e le mosse del governo sul fronte dell'immigrazione. Dibba pretende di dare lezioni. Lui che non ha mai avuto alcun ruolo di governo. L'ex pentastellato va all'attacco del governo e del premier. Giorgia Meloni è la brutta copia di Gentiloni. La sua frase però non cade nel vuoto e Italo Bocchino risponde subito per le rime mettendolo davanti alla realtà dei conti e dei disastri del Movimento 5 Stelle. Vi siete portati via 170 miliardi di euro per finanziare i vostri elettori. Avete rovinato le casse dello Stato. Di Battista poi torna ad attaccare mettendo nel mirino l'esecutivo per gli sbarchi a Lampedusa. Parla delle mosse di Francia e Germania e dei contrasti che dividono Roma da Berlino. Bocchino replica e zittisce così Dibba. Noi non accettiamo lezioni da altri paesi. Questo sia chiaro. Non accettiamo lezioni dalla Francia e Germania deve stare zitta. Applausi a scena aperta e Dibba in cassa in silenzio. Ormai il grillino si è ridotto a qualche ospitata in TV con un obiettivo chiaro. Versare veleno sul governo. Ma Di Martedì ha trovato un Bocchino scatenato che lo ha messo a tacere.